Giornata di sole, temperature intorno ai 6 gradi, campo di gioco in buone condizioni. L'Inter è impegnata nella conferma del primo posto nella classifica della Serie A, ma soprattutto nella conferma di un trend positivo legato al pieno recupero di Ronaldo e alla vena realizzativa di Vieri. Un Inter che Cooper disegna così: Toldo tra i pali, difesa 4 con Gresco, Sorondo, Cordoba, Javier Zanetti. A centrocampo Guglielmi in Pietro, Cristian, Zanetti, Di Biagio e Conceição. In attacco, naturalmente, Ronaldo e Vieri. Compito difficile per un Piacenza che pure sta ritrovando convinzione nei suoi mezzi, ma Novellino sa peraltro trasmettere motivazioni. Un Piacenza che si schiera così: guarda bene in porta, difesa 4 con Cardone, Lamacchi, Lucarelli e Tosto, centrocampo a 4 con Gautieri, Statuto, Matusalem e Di Francesco, e in attacco la coppia formata da Poggi e Dubner. Sugli spalti 15.000 spettatori circa, almeno la metà sono interisti. Arbitrerà Braschi di Prato, a te Provenzali. Intanto l'azione dell'Inter con Ronaldo che scalta il portiere e finisce a terra, calcio di rigore. Aveva superato nettamente in dribbling Ronaldo, il portiere della Piacenza, Matteo Guardalben, è stato atterrato da quest'ultimo, non ha avuto alcuna esitazione l'arbitro della gara nell'assegnare il calcio di rigore, e dovrebbe anche aver estratto il cartellino all'indirizzo dell'estremo difensore della squadra di Novellino. 42 e 39 secondi nel primo tempo, calcio di rigore in favore della formazione nero-azzurra, ripetiamo, per intervento in area di rigore da parte di Guardalben che, superato da Ronaldo, lo ha messo giù. Ci sono molte proteste naturalmente da parte dei piacentini. Naturalmente Braschi adesso è alle prese con i difensori del Piacenza, che sta cercando di placare, sta cercando di spiegare loro le ragioni del suo intervento. Tra poco ci sarà il calcio di rigore e vediamo Guardalben lasciare il campo. Dunque è rosso il cartellino che il direttore di gara di Prato ha esposto all'indirizzo dell'estremo difensore della formazione piacentina, ha applicato alla lettera il regolamento al posto di Guardalben, è espulso per questo intervento da calcio di rigore su Ronaldo. Al posto di Guardalben entra sul terreno di gioco Orlandoni e sarà lui dunque ad essere chiamato a neutralizzare il tentativo di trasformazione dagli 11 metri che tra poco l'Inter si appresterà ad eseguire. Nel frattempo sono 44 i minuti trascorsi, ci vuole ancora qualche secondo prima dell'esecuzione, le proteste continuano e pertanto da Piacenza la linea va a Milano. La riprendiamo da Piacenza, Orlandoni entra adesso in campo, è uscito Paolo Poggi, ricordiamo Guardalben è stato espulso dal signor Braschi per l'intervento da rigore su Ronaldo, dunque è entrato al suo posto Orlandoni, naturalmente doveva togliere un suo giocatore Novellino e ha scelto Poggi. Tutto è pronto, calcio di rigore, c'è Vieri dal dischetto degli 11 metri, tutti fuori dice Braschi, c'è un po' di nervosismo in campo, Braschi sta ancora catechizzando i giocatori piacentini, siamo al 45esimo ma ci sarà naturalmente molto da recuperare. Parte Vieri, sinistro potente alle spalle di Orlandoni e dunque l'Inter è in vantaggio per il calcio di rigore trasformato esattamente al 45esimo minuto del primo tempo da Cristian Vieri. Piacenza 0, Inter 1, te la linea. Palla. Il pareggio del Piacenza al decimo minuto di gioco. Il gol che ha consentito alla Piacenza di raggiungere i nerazzurri è stato firmato da Gautieri, che conferma dunque un buon momento di forma. Ma dobbiamo anche dirvi che le due squadre sono rientrate sul terreno di gioco prive di Cordoba e di Lucarelli, entrambi espulsi. Dunque Piacenza in 9 ed Inter 10. Un'espulsione che è avvenuta dopo la fine del primo tempo, evidentemente conseguenza della rissa che si era sviluppata sul terreno di gioco poco prima del fischio che ha concluso il primo tempo e che forse ha avuto anche uno sviluppo nel sottopassaggio. Sta di fatto che le due squadre sono rientrate in campo nel secondo tempo prive, ripetiamo, di Cordoba per l'Inter e di Lucarelli per il Piacenza. Dunque espulso Guardalben in precedenza, Piacenza in 9, Inter in 10 poiché priva del suo centrale. E poi il gol di Gautieri, frutto di una bella iniziativa del Piacenza, tiro centrale dai 16 metri, ha calciato molto bene Gautieri, nulla ha potuto Toldo su un tiro abbastanza angolato che si è insaccato alla sua destra. Inter dunque che deve rifare tutto da capo, Inter che si era portata in vantaggio alla fine del primo tempo sul calcio di rigore trasformato da Cristian Vieri. Tacco da parte dell'Inter, vediamo il tentativo di cross effettuato, c'è Vieri, colpo di testa in mezzo, Callon, e la palla che si infila sul colpo di testa del giocatore della Sierra Leone appostato all'interno dell'area piccola. Nulla ha potuto Orlandoni, ha avuto successo questa manovra avvolgente da parte della squadra di Cooper. Al 24 l'Inter si porta nuovamente in vantaggio grazie a Callon. Piacenza 1, Inter 2, linea Milano. Il pareggio del Piacenza lo firma ancora Gautieri, incredibile, il Piacenza in 9 riesce a riprendere per i capelli una partita che sembrava ormai inesorabilmente
a vantaggio dell'Inter, ancora con Gualtieri. Al 29esimo minuto di gioco, contropiede della formazione di Novellino. Gualtieri è molto bravo nel difendere il pallone in area di rigore e poi nel trovare il diagonale giusto. Palla a fil di palo alla sinistra di Toldo e pareggio del Piacenza. 2-2 al Gariglia della linea. Davvero partita ricca di colpi di scena. 2-2 il punteggio. Piacenza encomiabile in 9 contro 10, sotto di una rete, riesce per la seconda volta a tornare in partita. Gualtieri protagonista della doppietta che ha consentito a Piacenza di rimontare per due volte sull'Inter. 2-2. Naturalmente gli ultimi minuti saranno sicuramente emozionanti. L'Inter non vuole rassegnarsi a non conquistare i tre punti via Piacenza, che sarebbero utilissimi per la sua classifica. Cristian Vieri, l'Inter nuovamente in vantaggio, 38esimo numero da parte di Cristian Vieri, bravissimo, riceve palla, spalle alla porta, la controlla, si gira facendo perno sull'avversario e poi scarica il suo sinistro basso ma potente. Niente da fare per Olandoni. Ripetiamo il punteggio, Piacenza 2, Inter 3, è il 38esimo minuto di gioco, l'autore del gol è Vieri, a te la linea. Puoi mantenere la linea, Riccardo Cucchi. Davvero un gran gol quello di Cristian Vieri, che si conferma in grande condizione. È sicuramente l'uomo in più per un Inter che era in difficoltà, indubbiamente, malgrado giocasse in 10 contro 9 e contro un Piacenza arroccato, l'Inter era in difficoltà, si era fatta raggiungere per due volte e adesso ha trovato un gol importante. Ripetiamo, al 38esimo, firmato da Cristian Vieri, il gol che potrebbe valere i tre punti e dunque la riconquista della testa della classifica. Cooper in piedi di fronte alla sua panchina nell'area tecnica, grida e si sbraccia. 47 minuti e 30 secondi, soltanto 30 secondi al termine. Piacenza 2, Inter 3, punizione battuta, Calloni indietro, l'Inter non attacca, punta soltanto al possesso del pallone, avanza Javier Zanetti sulla fascia di destra in posizione di interno, scavalca l'avversario, elude un secondo intervento, scatta, lato corto dell'area di rigore, entra, crossa in mezzo, palla ribattuta all'interno dei 16 metri, ancora devastante Zanetti su quella fascia, ha giocato un'ottima partita il capitano dell'Inter. Ormai siamo in prossimità del 48esimo, terzo ed ultimo minuto di recupero, ma si continua a giocare. Il fischio da parte del signor Braschi, liberatorio per i tifosi nero-azzurri. Esulta l'Inter che espugna in una gara difficilissima il campo del Piacenza, vincendo per 3-2. A te Provenzali. Naturalmente vittoria fondamentale per l'Inter, che scavalca nuovamente in testa alla classifica la Roma, che come tutti sapete ieri ha espugnato il campo di Verona, quello del Chievo. Dunque l'Inter si riporta in testa alla classifica. Gara davvero difficile, grande carattere da parte della squadra di Cooper, che non ha giocato in modo brillante ma che è stata brava nel portarsi in vantaggio per tre volte, meno brava nel farsi raggiungere da Piacenza assai generoso. Gara che è stata condizionata dalle espulsioni, tutte avvenute alla fine del primo tempo. Quella di Guardalben per il fallo da rigore ha trasformato Vieri, del portiere piacentino, che ha provocato poi un nervosismo che ha portato all'espulsione di Lucarelli e di Cordoba proprio nel sottopassaggio alla fine proprio del primo tempo. E poi nel secondo la nota negativa, forse la più triste di questo pomeriggio, che ha visto l'Inter tornare a successo soprattutto in testa alla classifica, la uscita dal campo da parte di Ronaldo per infortunio, proprio mentre naturalmente tutti stavamo celebrando il suo ritorno. Naturalmente ci auguriamo che non si tratti di nulla di grave, ma Ronaldo si è portato di fronte alla sua panchina nel campo per destinazione e poi ha deciso praticamente dopo un breve consulto di uscire dal campo, accompagnato dal medico e dal massaggiatore. Vedremo tra poco se sapremo qualcosa di più sull'entità dell'infortunio. È importante comunque questo successo per la squadra di Cooper. Rapidamente le reti, al 45esimo Vieri nel primo tempo per l'Inter, poi Gualtieri pareggia per il Piacenza, alla decima, al 24esimo Callon riporta in vantaggio l'Inter, pareggio ancora per il Piacenza di Gualtieri e poi il gol partita, molto bello, al 38esimo di Cristian Vieri. Dunque Inter batte Piacenza 3-2, a te Provenzali.